come far funzionare realmente la legge d'attrazione. Molte persone si lamentano del fatto che hanno dei pensieri positivi, hanno degli intenti positivi, ma poi di fatto non riescono a realizzare quelli che sono i loro desideri. E allora dopo un po', iniziano a pensare che la legge d'attrazione non funzioni. In realtà la legge d'attrazione è una legge universale, che funziona sempre. Purtroppo non è che sempre si attraggono delle cose positive. È un po' come la legge del karma. Non è detto che le persone, pur volendolo, alle volte si costruiscono un karma positivo. Per costruirsi un karma positivo bisogna compiere delle azioni positive. O perlomeno il positivo e il negativo è una, come dire, classificazione a posteriori che fa la nostra parte logico-razionale. In realtà, da un punto di vista emotivo, non esiste un positivo o un negativo. Esistono, delle azioni, ad esempio, per quanto riguarda il karma. E le azioni che noi, emaniamo, diciamo così, in qualche modo le riceveremo, cioè perché un'azione in realtà vibra a una certa frequenza, così come un pensiero, così come noi stessi vibriamo a una certa frequenza. L'energia, non è altro che una vibrazione nel vuoto. Ecco quindi che la legge dell'attrazione si basa sullo stesso principio fondamentalmente. Quindi il principio della legge dell'attrazione è un principio di risonanza. Noi entriamo in risonanza con fatti, situazioni, eventi, persone che vibrano alla nostra stessa frequenza. È come dire, se in un infinito mondo di possibilità noi entriamo, ci focalizziamo sulle possibilità che hanno la nostra frequenza, che sono più simili a noi. E ci creiamo in realtà un mondo basato su eventi che vibrano alla nostra frequenza. Perché, come ho già detto in altri video, il nostro cervello in realtà crea i mondi, crea le realtà. È evidente che dobbiamo quindi imparare a, se vogliamo utilizzare coscientemente la legge d'attrazione, perché di fatto la legge d'attrazione funziona comunque, funziona sempre. Se vogliamo utilizzarla coscientemente per migliorare quella che è la nostra vita, e di fatto per migliorare anche quello che è il nostro karma, dobbiamo imparare a vibrare su frequenze buone, buone sempre nell'ottica della nostra parte logico-razionale. Se vibriamo su frequenze buone, entreremo in contatto con eventi, con situazioni, ci creeremo un mondo buono e la nostra esperienza di vita sarà quella. Per chi crede diciamo, nella reincarnazione, intesa come imprinting energetico dell'essere umano, imprinting energetico significa che da una matrice al di là del tempo si materializzano nel tempo diverse fotografie. Dobbiamo imparare a vibrare, a fare azioni buone, tra virgolette. Ma com'è possibile, ad esempio, avere dei pensieri, costruirci attraverso il nostro pensiero delle situazioni positive? Faccio un esempio. Se noi fondamentalmente siamo gelosi e abbiamo paura di essere traditi, tenderemo ad utilizzare questa nostra gelosia. Diventerà la matrice sulla quale si realizzeranno le vicende poi della nostra vita, per cui entreremo in contatto con persone a loro volta gelose o con persone infedeli o con persone che ci tradiranno. Insomma, il nostro demone si materializzerà, si concretizzerà. Ed è quello che avviene anche, sempre per chi crede nella reincarnazione, al momento della morte. Al momento della morte le nostre paure, i nostri pensieri diventeranno il fulcro della vita che andremo a vivere. Non parlo di vita passata o di vita futura, perché siamo nel momento della morte, nella dimensione della morte, al di fuori del tempo,
e sarà quindi la matrice successiva, tra le matrici possibili che potremmo andare a vivere, quella sarà quella che sarà espressione delle nostre paure, delle nostre emozioni, dei nostri pensieri profondi che avvengono nel momento della morte e che spesso sono inconsapevoli. Infatti la meditazione più profonda sarebbe quella di rendere consapevole, di guidare, di pilotare la morte, l'evento della morte. Ma non è una cosa che si può imparare facilmente, richiede comunque un percorso di vita, perché anche i nostri sogni sono spesso inconsapevoli. Iniziare a imparare a guidare i sogni è già un passo fondamentale. Allenarsi nel viaggio astrale è un passo fondamentale per guidare in modo consapevole processi che normalmente non sono consapevoli. Ecco quindi che per far funzionare la legge dell'attrazione possiamo utilizzare delle azioni, ad esempio. Delle azioni, se noi vogliamo, ad esempio, vivere in un mondo dove le persone sono generose con noi, dobbiamo imparare ad essere generosi con gli altri. Se vogliamo vivere in un mondo dove le persone ci danno amore, dobbiamo imparare a dare amore agli altri. Dare amore agli altri senza pretendere di fatto poi nulla in cambio. Perché dare amore, tra virgolette, con l'aspettativa ti do amore perché così sono meno solo, meno sola, ti sono amico perché altrimenti non saprei che cosa fare, insomma, tutte le questioni di opportunismo funzionano anche queste, diciamo, ma producono situazioni di opportunismo. E alle volte ci sono anche delle trasmigrazioni, delle sinestesie, un passaggio da una sfera all'altra. Ad esempio, una persona avara economicamente, è probabile che questa forma si trasferisca negli affetti, per cui incontrerà persone che con lui sono avare negli affetti, persone che si creerà questo mondo, perché in un mondo di infinite possibilità esiste tutto, quindi. E si tratta solo di scegliere, e la matrice originaria della scelta è una matrice emotiva. Quindi fondamentalmente dobbiamo fare pace con noi stessi per far funzionare la legge dell'attrazione realmente nel modo in cui vorremmo funzionasse. Dobbiamo fare pace con se stessi, dobbiamo avere il coraggio di affrontare quelli che sono i nostri demoni. Cioè dobbiamo cavalcare la tigre, altrimenti sarà la tigre a cavalcare noi. E la tigre ha degli artigli che ci possono graffiare. Quindi situazioni in cui si pretende e si vuole in nome di non so che cosa, non funzionano, o perlomeno funzionano, ma producono effetti simili. Quindi, come dire, se voglio incontrare delle persone diverse da quelle che incontro normalmente, dovrò prima imparare io ad essere diverso, altrimenti incontrerò sempre la stessa tipologia di persone. Bene, vi do appuntamento al prossimo video e vi invito a seguirmi anche sul blog http://www.seduzionevip.com. Ciao a tutti.